Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro Ciccio Gamer 89. Siamo tornati in un nuovo video dell'anteprima del gioco di Valentino Rossi The Game. Signori, io voglio fare una piccola premessa, ma piccolissima. Guardate che per essere fan di qualcosa non bisogna per forza sapere tutti i nomi, la data di nascita, dove è nato, eccetera, eccetera, eccetera. Io sono fan di Valentino Rossi, ma non di livello tecnico, di livello di cuore. Come probabilmente anche molti di voi sono i miei fan, ma non di livello tecnico, ma di cuore. Non è che uno deve sapere che macchina ho, che motore monta, per essere fan. Avete capito quello che voglio dire? Io sono fan di quello che trasmette, di quello che è, di questa cazzo di moto che è stupenda. Avete capito? Ok. No, perché è sempre meglio comunque dirle queste cose, perché sennò tanti dicono però ci sono youtuber che sono più capaci di te, sono più tecnici di te. Sì, ma sti cazzi, avete capito? Allora, riproduci. Ciao ragazzi, la gara in Argentina è passata, ma il mondiale è solo all'inizio. Dobbiamo darci dentro con l'allenamento, quindi ho organizzato una gara americana per il prossimo weekend. Ah, quasi dimenticavo, questa volta si corre a Misano. Ci vediamo là, ciao. Poi, una cosa che ho notato, che quando registro Valentino The Game, Valentino City Game, mi diventa più gialla anche la webcam. Ora non so se è una coincidenza, ma io non credo. La mia carriera. Dobbiamo fare la mia carriera? No, mi sembra calendario, perché ancora devo vedere bene qua. Ah, le abilità pilota, bonus pilota, eccetera, 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 eccetera. Qui stiamo procedendo. Quindi, ce ne andiamo su calendario, che appunto siamo a Misano. Misano pure mi piacerebbe tantissimo andarci, in questo circuito qua. Abbiamo sempre la Flak Track Arena Ovale. L'arena ovale, caruccia, particolare. Ci sarà da derapare tantissimo. Utilizziamo sempre questa moto qua che mi piace. Tra l'altro, per chi mi chiede se faccio video più lunghi, vi dico di no, perché abbiamo altri due video da fare, mi sembra. E poi purtroppo la nostra anteprima finisce, perché ho preso comunque degli accordi, no? Quindi, allora, sistemiamo qua. Allora, io voglio mettere la difficoltà a realistica. Voglio vedere quello che succede. In qua invece, la fisica semi-pro per il momento va bene. E iniziamo la gara. Una cosa che devo vedere se si può togliere gli indicatori che ci stanno dietro degli altri, perché non mi piacciono. A me non mi piacciono. Poi la webcam mi avete detto di spostarla. Anche quando ci alleniamo. Così ho pensato di inventare la formula dell'americana. Si corre su un circuito da flat track e ogni gara è divisa in 5 round. I primi 4 sono quelli ad eliminazione e si corrono sulla distanza di 2 giri. Sì. Al termine di ogni round, gli ultimi 2 piloti che tagliano il traguardo vengono eliminati, fino ad arrivare ai 4 finalisti. Figata. Questi piloti accedono al quinto e ultimo round, una gara secca di 4 giri. Figata, bellissimo. Mamma mia, ci sta. Allora, prima di incominciare, voglio vedere qua. Oh, eccola qua la cosa che volevo togliere assolutamente. Perfetto. E scendiamo in pista, dai. Vi ricordo che stiamo giocando a difficoltà realistica, quindi sarà particolare, vediamo un po', Vai De cattiveria. Ok. Vai. Devo ovviamente devo entrare più aggressivo. E mi avete detto che devo curvare prima. Vai. Perfetto. Non dobbiamo arrivare assolutamente ultimi. Scusa se te togli, per favore, che qua c'è sta sudato che c'ha intenzione di far stragi oggi, Vai. Mamma mia, il primo rewind per noi. Orca miseria. Vai. Bello, regà. Che cos'è? Allora, l'ultimo rewind e poi non lo utilizzo più, Poi non lo utilizzo più. Come va? Va, ragazzi. Come va? Va. Vai. Perché comunque ho dato troppo. Perché voi pensate che non segate, ma guardate che segate. Però io... Ok, non siamo arrivati ultimi.
non siamo arrivati ultimi, perché è vero, dobbiamo fare due giri, gli ultimi due ci lasciano. E quindi questa, siamo arrivati quinti e si va avanti, e si va avanti. Oh. Signori, pesante, pesante ragazzi, pesante senza rewind, perché comunque non ve l'avevo fatti ancora vedere. Partenza decente. Decente ho detto, non ho detto. Ale, bello mio. Vai. Perfetto. Perfetto. E vi ricordo che sto a difficoltà realistica, ovviamente la fisica ancora no. Oh, quanto l'ho presa bene sta curva. Mamma mia, regà. E che succede? Questo è un giro solo, mi hanno fatto fa. Oh! Ma come cazzo si fa a recuperare con un giro solo? Pazzesco! A meno che noi se ne ho fatti due, ma non me ne sono accorto, ma non credo. Valentino Rossi dietro di noi. Sul videogioco. E si parte avanti. E si parte avanti, signori. Valentino è con noi. Vai. Così. Con calma. Con calma. Figata, sti allenamenti sono pazzeschi. Vai. Oh ragazzi, dai, sta andando benissimo oggi. Sta andando benissimo. Troppo larga questa, peccato. Peccato, veramente peccato. Vai. Oh mamma mia, bella, ma non l'ho mai fatta bene questa. Mai. Oh, pensavo che Valentino mi avesse accappottato male, ma siamo arrivati primi. Anche qua. Se ci fate caso, sto cercando di prendere le misure, capire bene come allargarmi, come non allargarmi. Insomma, eccoli. Oh, regà, non dobbiamo arrivare negli ultimi due. Bocca al lupo, regà. Vai. Ma sì, sì, partenza aggressiva. Senza problemi. Oh, mamma mia, questa mi è piaciuta. Sono uscito malino, Oh, ragazzi, con calma, Fate arrabbiare, Non mi fate arrabbiare, Ve lo dico. Vai così. Guarda che roba, raga. Come mi piego. Come si piegamo. Vai. Bene. Bene. Benissimo. Benissimo. Ah, beh, pensavo che Valentino fosse stato buttato fuori, invece è arrivato terzo. Oh, questa è tosta, Valentino quarto, ha rischiato tantissimo. Vedi? Oddio, lo voglio fare questo sport. Prego, qualcuno mi porti qui. Che me c'è schianto con la moto, sti cazzi. Presa malissimo la prima. Incidente! Chi si è accappottato? Non ho capito chi si è accappottato, spero no Valentino, ma... Vai così. Potrebbe comunque essere stato Valentino, sapete? Bene. Bene. Bene, mi è piaciuta. Vai così. Questi dovrebbero essere due giri. Esatto. Vai. Va bene, va bene. Stavo guidando sicuramente meglio prima, Oh, questa sì. Questa sì che è stata una curva. Porca miseria. Questa sì, eppure questa. Oh! Guarda questa. Guarda questa invece. Oh! Curva perfetta. Curva perfetta, raga. Curva perfetta. Nuovo Valentino secondo, ok. O terzo? Non ho visto bene la prospettiva. Mamma mia, Valentino Rossi secondo. Bene, 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 bene. Qua siamo forti. Qua siamo forti, ragazzi, su questo tipo di gara, Siamo forti. Bene. Però spero che la difficoltà ci sia anche di più di questa, perché prossima volta la metteremo più difficile. Non c'è stata storia oggi, ragazzi. Ciccio ha dominato, lo so. Anch'io non mi aspettavo che fossi così in forma. Ehi ragazzi, manca ancora un po' di tempo prima della prossima gara. Che ne dite di una sfida di drift con le Mustang dell'Academy? Ci vediamo questo weekend a Misano. Ciao.
Va bene, Vale, va bene. Signori, io direi che l'appuntamento di oggi può finire qua. Spero che il video vi sia piaciuto. Io continuo a registrare perché, mamma mia. Ragazzi, mi raccomando, se il video vi è piaciuto, pollice in su, commentate, condividete. Se non siete iscritti, iscrivetevi. Al prossimo appuntamento col vostro CCM89. Ciao, ciao. Vai, vai, vai. Oh, raga, guardate che io vi faccio cascare. Se non vi ricordate, sudato, sono cazzi vostri, ma io vi faccio cascare. Non è un problema.